Salve ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio di Resident Evil 0. Nei panni di Rebecca, dobbiamo andare a salvare Billy, precipitato oltre la funivia con a cavallo una bella scimmia arrapata. Allora, ho tentato di salvare, però mi dice di riprovare più tardi, sicuramente perché dobbiamo prendere la funivia e forse c'è un evento che dobbiamo completare in un certo lasso di tempo. Ma non penso, perché praticamente prima di cominciare la registrazione sono tornato nel centro di addestramento e ho avvicinato tutte le scorte al laboratorio. Quindi ho tralasciato solamente un erbamista, però perché non avevo come fare. Vediamo. La funivia non sembra ricevere corrente. Ci deve essere qualche problema con il regolatore di corrente. Ok. Proviamo qui. Allora andiamo a vedere la sala macchine. Già neanche il tempo di cominciare, stiamo trovando un altro vicolo cieco. Allora torniamo alla sala macchine, vediamo che cosa è successo. E infatti è tutto spento, eh. Ah! Schiaccia, 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 schiaccia. Andare tutte ancora, perfetto. Hop, hop, dai, l'ultima. Oh. Viene, l'ha staccato. Ok, siamo di nuovo in linea. Quel bastardello praticamente, oltre a salirci, ha pure staccato la bobina. Vediamo se salva adesso. C'è una macchina da scrivere, salvare. Ok, salviamo. Sto salvando per sicurezza perché io penso che la funivia sia un punto di non ritorno. Allora, è il 15. Così poi salviamo direttamente sul 16, però prima voglio vedere com'è la situazione. Ok. Ho usato l'ultimo nastro, perché ne ho 16 conservati nella chiesa, dove abbiamo ucciso il pipistrello. Ho fatto praticamente il magazzino, ho creato lì tutto, abbiamo là. Allora, prendiamo qua. Perfetto. Mi ricordo un po' la funivia di Resident Evil 2. Zombone. La Magnum. La Magnum questa è. E io per fortuna le munizioni me le sono portate. Non ce l'ho qua, nella chiesa sono messe. Avviare la funivia, no. Qua aspetta dall'altra parte che cosa dice. Quello assomiglia un casino ad Albert Wesker, assomiglia. Ah, non è vero? Allora avviamo la funivia. Sicuramente possiamo tornare indietro, perché che senso ha? Darti prima le munizioni. E poi la pistola, quindi significa che le munizioni te le devi portare indietro. No, secondo me si può tornare indietro. Vediamo, proviamo di nuovo a tornare indietro. Quindi non di qua, dall'altra parte. Esperimento concluso, perché abbiamo completato avviare. Esatto, possiamo tornare indietro. Abbiamo completato l'area dei laboratori. Quindi questa nuova area. Nuova area di sofferenza. Erbe, perfetto. Allora. Già un bel bivio. La porta sembra essere chiusa questa. Vediamo. È chiusa a chiave dall'altro lato. Perfetto, shortcut. Oh.
Ah, ascensore. Cavolo. Ma questa mi assomiglia tanto alla fabbrica che si trovava in Resident Evil 2. La fabbrica che ti portava a sua volta nei laboratori. Chissà che cosa collega il centro d'addestramento in tutto questo. C'è qualcosa in esposizione, un umanoide gigantesco è sospeso in un liquido biorganico all'interno di una capsula. Chiave della fa. Oh, che triste, io fabbrica. Questo assomiglia tanto a Nemesi. O William Birkin nel Resident Evil sempre 2. Fanculo, mi ha fatto saltare in aria! Vediamo se lo posso evitare. No. Ok. Fanculo però, dai, però! Infarto! Però la Magnum l'avete sentita, eh? Io ho detto è fatto, l'ho schivato, minchia ce n'era un altro! Mi sono messo davanti! Bella questa, mi è piaciuta. Sempre a spese mie, a prendermi gli infarti, vero? Sono forte di cuore. Che ti ho detto? Resident Evil 2. È quella alle nostre spalle, è quando si abbassa il treno che ti porta nei laboratori. Infatti per questo c'era la piattaforma tutta aperta, perché già è stato usato. Allora, pannello di controllo, c'è una serratura. Oh, ma... La chiave su è stata inserita. Ora la piattaforma girevole dovrebbe muoversi. Aspetta, mappa, prendi la mappa. La mappa della fabbrica. L'armadietto, la porta dell'armadietto è aperta, non c'è nulla all'interno dell'armadietto. Allora, queste, lasciamole qua, queste quanto sono? Sempre tre. Allora, dobbiamo scendere. Qua ci potrebbe servire il lanciagranate. Poi la botola è chiusa, è impossibile da aprire. Perfetto, quindi abbiamo reclusa una parte della mappa. Quindi questa zone save. Potremmo trasferire poi tutte cose qui, potremmo trasferire pian pianino. Infatti, qua dovrebbe essere la piattaforma. E infatti. Scusatemi che faccio una cosa. E ti viene a casa, ti viene. Oh. Allora, dicevamo. Allora, vediamo una cosa. S1. L'unica, perfetto, tutto c'è, quindi siamo obbligati.
ad andare di qua. Qui l'affrontavamo William Birkin con Lyon. No, niente, niente di niente. Ok. Qua dentro, ok, niente. Ok, dobbiamo azionarla. Abbassare la piattaforma, girevole, sì. Laboratori qua sono. Questo è stato un razzo, un fulmine. Psst. E qua all'entrata dei laboratori, qua proprio ci dovrebbero essere da leccarci le dita. Qua dovrebbe esserci a breve un altro punto di salvataggio, se diciamo configura Resident Evil 2. No, tutto distrutto, eh. No, no, là dentro il punto di salvataggio, lì. Questa è. Aspetta. Porca miseria, ma che non ci va? Cosa abbiamo qua? No! No! Qua è chiuso? Stars? Sei vivo? Ah, come si chiama? L'italiano! That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Dice, noi là stiamo Come on, let's go. venendo. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and. No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. We Enrico. need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca. All right, just be careful. Ok, I never saw him again. Enrico. Non l'ho visto, non l'ho visto, ma è stato un pensiero suo. Chiave dell'ascensore. Accesso ai laboratori. Andiamo qua. Sala di sicurezza, non c'è bisogno di perlustrare questo posto. No, perché? Perché? Non c'è bisogno di perlustrare questo posto. Niente, praticamente. E questa porta, praticamente Resident Evil 2, non ci si arrivava mai, non ci si arrivava. Non ci si entrava, perché praticamente tu usavi i dischi Mo dove c'era il computer nell'altra parte, di qua. E fuggivi tramite la ferrovia sotterranea e da qua non c'era più nulla, cioè non poteva essere esplorato. Hai già perlustrato quest'area. Cosa? Perché hai perlustrato l'area? E questa che cazzarola serve? Ma vedete, funziona nuovamente l'ascensore. Oh, scusate, era scaduto il tempo. Fa funzionare l'ascensore, allora dobbiamo riportarlo su. Qua non c'è più niente allora. Sicuro? Che non ho intenzione di perdermi qualcosa. Peccato, mi sarebbe ripiaciuto di vedere il laboratorio sotto un altro profilo. Vabbè. Allora, dai. Non si muove più. No, aspetta, aspetta, sono messo sicuramente male, non può essere. Non si muove più. Come non si muove? Ma vero dici? O se è questo? Al momento non funziona. Questo dispositivo serve per l'attivazione, c'è una serratura. Ok. Oh. Meno male.
Oddio, che cosa c'è dietro le macerie? I resti di William Birkin. Che cos'è? Minchia, lui è. Ma perché, povera Rebecca? No, no, troppo vicino! Troppo! Ciccio, allontanati! E ha distrutto pure l'interruttore. Minchia, che ilario! Un vicolo cieco! Pure! Ma no, troppo vicino. Ah, quanto avrei voluto la mia magnum, le munizioni. Aspetta, facciamo che quando lui... Niente, starò morendo, sicuro. Povera Rebecca. Paccato, ho schivato. Minchia, mi prende. Proviamo questa. È morto. Adorate Molotov. Fine del turno. Oh. Ok. Dobbiamo forse selezionare il piano. Cavolo. Aspetta, io ce l'ho la mappa. Non mi dà S3. Io sono S4. Io direi di fare livello 1. Perché forse sblocchiamo lo shortcut, sblocchiamo. Livello 1. Sblocchiamo lo shortcut che ci permette di andare a salvare. Perché siamo noi più bassi, siamo. Quindi saliamo nel punto più alto. Che dici tu? Ok, ma che è il treno? Dove ha deragliato il treno? Siamo nella villa! No, non ci credo. Minchia, nella villa siamo tornati! Il pugnale! Grande! Mica se lasciavamo tutti gli oggetti qua, porca miseria. Vabbè, ho lasciato l'erba usato per curarmi. Via, via, un, due, dai. Dai, Rebecca. Non farti avvincere dal dolore. Due. Chissà quel poveretto di Billy dove si è cacciato.
Oh, dove si è cacciato? Dove è finito? Disgraziatamente. Munizioni magnum, prendi e carica. Ok, molto, mi sento un pochettino più al sicuro. Sento qualcosa che si muove. Sì, come no. Allora, questa usala. Bavolo, bastardo! Ok, ho capito dove siamo finiti. Yes! Perfetto. Queste scartale un minuto. Allora, dai. Usa, combina, ok. Mettiamoci questa per il momento. La porta adesso è aperta, lo shortcut abbiamo sbloccato. E direi di andare a salvare. Sì, perfetto. Ragazzi, andiamo a salvare e poi andiamo a esplorare l'altro livello. Tornati. Vediamo cosa ci propone questo livello. L'ultimo. S3. O L3. Come si chiama? L. Livello. Ecco. Molto fantasioso. E qua dovremmo trovare qualcosa, qualche traccia di Billy. Dai. Ah, qua non c'è niente, vero? Ok. Dai, ricongiungiamoci con Billy e poi chiudiamo l'episodio. Dai. Ok, siamo tornati. L'arma biorganica è scappata. No, noi eravamo a livello 3, eravamo. L'arma biorganica è scappata. Wow, ma chi si è evoluta? Cosa fare uno squarcio del genere? Cavolo. Allora, dobbiamo andare a 4. Quello 4. Che è ancora vivo, eh. Se ne un piano, livello 4. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Siamo arrivati. Questo si vuole vendicare. Lo stronzetto. Ma per quale motivo? Futili motivi. Ricerche rubate, gloria vanificata. Schifo c'è in acqua! Dannazione! Siamo usciti di qua. Cocktail, meno male che ce li siamo portati. Cosa abbiamo qua? Ok, pannello di controllo. Prendi queste. Macchina da scrivere, ok.
Wow, pannello di alimentazione della diga, stabilire un punto di alimentazione elettrica. La corrente può essere fornita a qualsiasi area fino a 2 punti di distanza. Cambiare i punti? No. Perché io prima devo scoprire dove Billy in realtà si nasconde. Perché se sbaglio può essere che lo posso anche uccidere. C'è qualcosa qui che mi mostra un monitor, mostra niente. Cavolo. Devo trovare. Allora, sicuramente avanzando troveremo qualcosa. Qualche. L'ascensore non funziona. La corrente non sembra arrivare. Allora, vediamo quest'area come si chiama. Aspetta, come si chiama questo? S5, addirittura S5 da. Dobbiamo provare a morritiare con quei pulsanti. Allora, vediamo, pannello di alimentazione, ok. Sì. Rest room, fire tank, cazzarola no. Ah. Ho capito, ho 3 possibilità, li devo accendere tutti. Mi sa, ancora non riceve corrente. Esattamente, devo accenderli tutti, non, fino a quando non verranno più tutti i punti. Ok, ah, un bel giochetto questo. Dai, proviamoci di nuovo, allora. Dammi un punto, dai. Allora, vediamo. Questo... Si può avere i punti, sì. Io farei... Forse questo mi accenderà tutta una riga. Vediamo, proviamo. Buono come punto. Questo, vediamo questo. Tutti questi me li fa. Perfetto. Cavolo. Non dobbiamo sbagliare. 2 punti alla volta. Forse questo, vediamo. Yes! Facile. Ok, energia a tutta la diga. Va bene, ragazzi, io direi di salutarci. L'episodio è concluso. E ci rivedremo immancabilmente con gli altri episodi. Non perdetevi questa serie perché onestamente mi sta piacendo molto ora che siamo più avanti. Non vedo l'ora di progredire e vedremo come salvare Billy in qualche modo. Qui abbiamo anche la macchina per salvare. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.